Ci permettiamo un paio di considerazioni sul PGT approvato dal Comune di Cremona. La prima valutazione è, a 3 mesi dalle elezioni, approvare un piano di governo del territorio. Che cosa significa? In realtà il piano di governo del territorio è appunto uno strumento di pianificazione con cui un'amministrazione decide e immagina la città e il territorio che vorrà nei prossimi 5 anni. E quindi a 3 mesi dalle elezioni uno strumento di fatto che non assolve a tutte queste finalità, perché di fatto termina il mandato di un'amministrazione e quindi non si sa alla fine chi subentrerà. La seconda valutazione, purtroppo, anche se si parla di riduzione del consumo di suolo, fatta così fra più e meno, di fatto vediamo di nuovo un grande consumo di suolo perché non abbiamo visto il taglio dell'ambito di trasformazione destinato al polo logistico di San Felice. Polo logistico di San Felice, ahimè, che ha una grossa valenza, non solo di consumo di suolo della città di Cremona, ma anche è un'apripista a quella che è quella conurbazione, in parole più povere, capannonificio, ma in realtà è una conurbazione, che si estende per 5 chilometri da Cremona fino a Gadesco, Pieve del Mona. Quindi una continuità di cementificazioni, di capannoni, di edifici di cui non c'è la necessità. Ecco, questo ad esempio noi così a gran voce abbiamo chiesto all'amministrazione comunale e quindi ci aspettavamo, così come è stata la raccolta firme di così tanti cittadini, ci aspettavamo proprio che nell'approvazione di questo strumento urbanistico venisse tolto questo ambito di trasformazione, perché di fatto tenerlo significa che vengono riproposte di nuovo le stesse scelte fallimentari che ormai ci hanno fatto arrivare fino ad oggi.